Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, per parlarvi di questo grande amore di Padre Pio per il Cristo, per la Chiesa. Un amore che era alimentato quotidianamente dalla preghiera, reso fecondo dalla sofferenza fisica, morale, una sofferenza che lo ha provato duramente e lo ha unito a quella che era la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Una sofferenza che lo ha reso solidale anche con i dolori di Maria Santissima, Madre di Dio, Madre nostra. Infatti Cristo crocifisso, prima ancora di affidare Maria a Giovanni, affida Giovanni a Maria. Il primo pensiero non è la madre, che da questo momento resta sola, ma è per coloro che ora sono dispersi, smarriti di fronte alla fine tragica che ha fatto il maestro. Anche Padre Pio ha avuto un ruolo simile. È stato questo atteggiamento di solidarietà, di condivisione fino al sangue, a fare di Padre Pio un vero e proprio testimone della passione di Cristo, del dolore di Maria. Sono state le sensibilità delle sofferenze umane, la sua disponibilità generosa a pregare per gli altri, la sua identificazione con i peccatori, come traspare dal suo ricco epistolario che più volte ci ritroviamo a leggere insieme. Questo lo ha reso così immagine vivente di Cristo, così da diventare con tutte le sue stimmate un secondo crocifisso. E chi lo guardava quando veniva qui a San Giovanni Rotondo riusciva a vedere in lui la persona stessa di Gesù. Ma questo non deve farcelo considerare come un modello inimitabile. San Giovanni Rotondo è il luogo dove gelosamente viene custodito il suo corpo, le sue spoglie mortali. Fedeli di tutto il mondo giungono qui numerosi per sostare in preghiera, mossi da quella convinzione che ciò che Padre Pio ha realizzato, sia pure in forma straordinaria, possiamo realizzarlo anche noi. Una vita di preghiera conforme agli insegnamenti del Vangelo.